siamo in mezzo alla città, ci sono i vetri, si vede tutto, le persone possono vivere, è aperto e si esce. Perché è aperto? Non perché si possa uscire, ma perché il mondo possa entrare. Uno spazio aperto nel cuore della città è la nuova sede dell'associazione Arezzo Autismo in via Ticino, nel quartiere di Saione. Rappresenta un grande traguardo che abbiamo faticato ad avere. A un certo punto eravamo pure disperati perché pensavamo di non riuscire ad arrivare a questo luogo che ti dà un'identità. Le famiglie si possono ritrovare, si riuniscono, avremo tante attività laboratoriali per i ragazzi, uno sportello di autismo, uno sportello di informazione e di ascolto. Un grande passo in avanti dunque per le famiglie dell'associazione, 100 quelle iscritte. Noi cercheremo di tenere aperta l'associazione, di lavorare progettualità attiva con la società, con la scuola, con le istituzioni anche territoriali. L'appello è alle famiglie, che sono tante, ad uscire e a venire a confrontarsi con altri che vivono questa condizione. Ci sono tante cose da fare, alcune cose sono state fatte, ma sono tantissime cose da fare e devo dire che si possono fare se siamo uniti. I locali saranno destinati all'ascolto, alla progettazione e alla formazione in collaborazione con le altre realtà del territorio, ma soprattutto rappresenteranno un punto di incontro e di riferimento. Lo spazio vuol dire molte cose, vuol dire un posto dove trovarci, vuol dire un posto dove incontrarci, vuol dire un posto dove stare con le persone. Io credo sempre che i nostri ragazzi, le famiglie, devono vivere sempre in un contesto incluso in mezzo agli altri. Questo deve essere uno spazio per incontrarsi con il mondo e deve essere un posto da cui partire per incontrare il mondo.